Andiamo. Quanto sarà difficile trovare quel trofeo? Quanto sarà difficile trovare quel trofeo? Torace da robot, eh? Probabilmente non buono come il mio torace, ma è sempre bello da vedere. Il mio obiettivo è lì, però, come al solito, è circondato da dei nemici. Uno! Ehi, fermo! E due! Ehi, ancora vivo sei? Fermo! Dicevamo. Oh, che bellina questa casa! Chi sei? Uccidere tutti. Dicevamo. Uccidere chi? Un po' di sci, questi fanno bene per la fibra di vetro. Ed ecco qua il bellissimo trofeo. Non è stata difficile. Cos'altro vuoi che prendo? La scrivania consumata è dotata di vari cassetti che potrebbero contenere indizi di trovare la tomba di Rosalyn. Ispeziona, percezione, esamina attentamente i cassetti. E chi ce l'ha? Percezione più 8. Io ho percezione più 5. Proviamo a ispezionarla normalmente. I cassetti sono vuoti, ma trovi una foto attaccata sotto al piano del tavolo. Benissimo. Bello. C'è una scritta dietro però. Eccola qua. Ricordi il nostro anniversario, rubai una grossa scorta di sostanze e tu trovasti quel luogo appartato di fronte a Ripper Alley. Passammo la notte sotto le stelle, non ti avevo mai vista così felice. Riposa in pace, cara Rosalyn, ovunque tu sia. Beh, è un buon indizio, no? Quindi, dov'è che si trova? Non tanto lontano, posso arrivarci a piedi. Qualcuno mi chiama? Trofeo di David? Carino, molto, vero? Ti dirò. Quando pensavo molto peggio. Saprà che non scherzi. Sarà anche una dura a morire, ma tutto è partito da David. Ognuno di loro avrebbe ucciso per quel trofeo, perfino gli ingordi. Noi tagliagole avevamo il potere e lo sapevamo, e quel trofeo era il simbolo supremo. Mi fa piacere vederlo tutto intero. Vorrei poter dire lo stesso della tomba di Rosalyn e del programma di intelligenza artificiale. Ci sto lavorando. E come ogni bella giornata, il cielo divenne verde. Ma che bella casuccia che abbiamo qui, eh? Lui c'ha quello della confraternita d'acciaio, però. Secondo me c'ha armi molto migliori. Ma c'ha anche i polli, dai! Che fanno il fertilizzante, tra l'altro. Mi piace, questa cosa mi piace, che ha fatto la casucciola solo per tutti i tavoli da lavoro. Questo è molto intelligente. E per i pupazzetti, anche. Ah, c'ha anche un baretto. Ma che in tutto questo, quello che vedo io è case enormi con tantissima roba messa e tante altre strutture create. Ma com'è possibile che io quindi, con una casa fatta sì da due piani e mezzo, abbia sostanzialmente finito tutto lo spazio di costruzione? O questi usano il glitch per fare la casa più grande oltre lo spazio, o non riesco a capacitarmene, perché guarda, due strutture più la casa, più tutto il coso qua per fare l'acqua. Cioè, che bellino. Porta segreta del caminetto. Ah, però, non sapevo che ci fossero anche le porte segrete. Però la casa, bellina. Proprio bella, bella. Attraverso la finestra si vede tutta la sua roba. Il letto, i fumetti. Comunque mi piace sapere che non sono l'unico a fare le case volanti. E quella che cacchio è? Ah, è una zanzara di livello 42 che combatte contro dei topi. Forse è meglio che me ne vado. Vediamo se sta zecca la azzecco. Azzeccata. Presa. Io devo trovare un modo di scendere senza uccidermi. Forse se sto attaccato al muro ce la faccio senza troppi grossi danni alle mie gambe. È stato facile. Dai, ci siamo. 100 metri e siamo arrivati. Dio mio, stavo per cadere di sotto. Però, guarda un po', dei super mutanti. A questo gli ho fatto esplodere il cervello tra un po'. Ah no, è di un livello 35. Avevo letto 15 per un attimo. Dai,
Prova a colpirmi, forza! Avanti, grand'uomo! Vediamo se riesco a farlo saltare in aria. Il furgoncino, no. Però ho ucciso lui. Ehi, cagnolone! Ma ciao, bellissimo lui! Tutto verde, il mio colore preferito. Preso? No, non ho compensato bene il tiro. Fermo, fermo. Preso stavolta. Ah, era lui quello di livello 16. Avevo confuso i due super mutanti. Fermati. Dai, ancora un colpettino in testa, forza. Che c'è la scatola del Pandoro in testa. E ah, tra poco salgo anche di livello. Ottimo, quindi tocca a voi farvi ammazzare per farmi salire di livello oggi. Quanto? Non tantissimo. Ah, c'è anche il cane, aspetta. Il cane è morto. Lui un po' meno. Lui ci vorrà un po' di colpi in più. Però se... aspetta. Ancora un colpo alla torretta. Ecco fatto. Se riuscissi magari a compensare bene il tiro. Ah, di pochissimo, dai. Arretra ancora un po'. Dai, su, fatti uccidere. L'ultimo colpo in testa, dai. Oh, peccato, la testa è ancora attaccata. E mi manca tanto così per salire di livello. Ma proprio tanto così. E il mio obiettivo comunque è lì. Ho paura che se salto da qua crepo, quindi piuttosto faccio il giro. Oh, guarda, un accampamento delle aquile sanguinarie. Forse lì qualcuno mi farà salire di livello, tipo lui. O lei. Non lo so. In ogni caso sei quasi morto. Fermo. Bravissimo. No, ancora tanto così manca, porca puttana. E dai, mi serve solo un po' di esperienza. Ehi, buongiorno. Aia, dolore. Però anche la morte. Fermati, fermati. No, devo ricaricare proprio ora. Ah, scappo. Dov'è? Ah, eccolo lì. Da qualche parte qualcuno c'è. Eccolo là. Non credo di averlo preso mai. Buongiorno. Come sta? Ah, basta con queste granate. Lì c'è livello 39, pensa un po'. Forza, dai. Uno scontro alla pari. Io contro di te. Ma ce n'è un altro qui, ma scusami. Bello il tuo casco comunque. Il tuo casco era proprio bello. Attenzione, troppa gente. Ecco fatto. Uff, dov'è il cadavere? Eccolo qua. Cos'è? Uno ship squatch. Dio mio, livello 50, ma quello non lo ferirò mai. Guardalo che non prende danno. Dio mio, ma... aia, cosa mi ha lanciato? Però se riuscissi a farlo scendere, forse... Il punto è che sto sprecando un sacco di proiettili per cercare di ferirlo. Sì, no, questo non gli faccio danno, mai, mai. Guarda, mi lancia delle locuste, mi lancia la peste. E niente, allora penserò a lui, che è in armatura atomica, ma pensa. Pensa un po' alla sfiga. Però anche lui ci sta cercando di uccidere lo ship squatch. No, non gli faccio danno. Sta scappando o sta scendendo? Guarda, non lo so. Non lo so, non lo voglio sapere, quello mi scuoia. Meglio uccidere lui e basta, guarda. Ah, sei una signorina. Ehi là, buongiorno. Ehi dai, un muro invisibile. Vedi dentro quella cosa? Ah, è uno scontro ad armi laser questo, eh? Attenzione. Con calma, signorina.
che io sono un po' in timore che quel coso là possa scendere e spaccarmi, quindi... Ecco fatto. Riscaldiamo l'ambiente, forza. Stia ferma, su. Non le farà male, lo giuro. Il laser cauterizza subito. Ma mi piace che alcune persone in sto gioco abbiano un'intelligenza artificiale, ma proprio base. Forse in realtà è confusa dal fatto che c'è anche quel coso là che potrebbe uccidere sia me che lei. E la capisco, signorina, quel coso lì è veramente terrificante. Però se unissimo le forze magari... No, non ce la faremo mai. Siamo di livelli troppo bassi per poterlo uccidere. Oh, guarda, un'altra armatura atomica. Salve. Lo so. Non avrei dovuto ucciderla. Anche perché quel coso fa versi. Per fortuna che non sono così stupidi da buttarsi di sotto. Ah! Questa era la mitragliatrice calibro 50? Azzo. Però posso usarla finalmente. Livello 25. Ok. Forse però prima di aprire il mio pacchetto è meglio che mi vado a nascondere in un posto un filino più sicuro. Spacchettamento epico. Ovviamente voglio aprirlo. Vediamo che cosa ci esce fuori. Gomma alla cola. Alleato misterioso. E la creatura della notte. Olga è come una matrioska, sempre piena di sé. Porca puttana. Allora, creature della notte. Va con percezione. Cioè, ho ottenuto sia energia solare, che va dal giorno dalle 6 alle 6, e quella della notte, che va dalle 6 alle 6. Vabbè. Misterioso e strano, invece, si attiva al livello 26. E questo va con fortuna, giustamente. Io non so cosa voglio ogni volta. Ogni volta non so mai cosa livellare. Perché non ho preso Endurance, scusa? Scusami, non sono appena salito di livello? Perché non mi ha dato Endurance? Mi ha dato Agilità, ma mi ha dato la carta dell'Endurance? Allora... Credo di aver capito il sistema stupido, però forse questa è stata più colpa mia. Io ho schiacciato agilità perché stavo guardando le carte dell'agilità, poi sono andato verso Endurance e mi ha dato il punto di agilità. Il fatto è che non ho carte in agilità ora. Quindi mi ritrovo con una carta di Endurance in più, ma con una carta di agilità in meno. Porca puttana. Se l'avessi saputo, giuro, tornerei indietro di un salvataggio e lo farei meglio. Peccato che non si può. Vabbè, livello 21. Nulla di impossibile, però... Porca puttana. Dove è andato? Eccolo. Dio mio, e come lo tiro giù? Non ho le armi adatte per questa situazione io. Non ho nulla che possa fargli del male per davvero. E quello adesso mi sa che fa il giro, eh. O se ne scappa e basta. Un Deadclaw che scappa, è difficile da credere. Però sta succedendo, sta scivolando via. Forse in fondo meglio così. Guarda. Forse è meglio che mi muovo e basta. Allora era lì. Guarda, mi nascondo qua sotto. Quella tomba non è neppure così squallida, soprattutto dal momento.
momento che stiamo parlando Santo di Daddy. Cielo! Adesso dovrai riparare quello lonastro. E riesco a pensare soltanto ad un posto che potrebbe avere un terminale ancora funzionante per farlo. Laghetto di Solomon. Lo so a cosa stai pensando. Come fa a esserci un'attrezzatura simile in un luogo così strano e selvaggio? Aspetta. Diciamo che in quel posto hanno fatto cose piuttosto stravolgenti. Intendi il laghetto che ho trovato la scorsa volta? No, ok, non è quello dell'altra volta. Ehi là! Un super mutante. Sì, è probabile. Io in realtà c'ho ancora paura che arrivi il Deadclaw di poco fa. Ecco qua, tutto sistemato. Un altro super mutante, da qualche parte ho visto anche il suo cagnolino. Morto. Questo è miele? No, è della resina. Grazie. Io ho ancora il timore che quella capra mutante sia ancora in giro e anche il Deadclaw. Spero quasi che si siano incontrati, siano menati e morti l'uno contro l'altro. Anche se la vedo difficile. Qualcuno ha infilzato un'altra persona con un fenicottero rosa. Che bello. Eccomi arrivato. E come sempre, qualche nemico c'è. Peccato che resistono ai colpi letali, però... Oh, dettagli quello. La cosa più assurda di sti nemici è che... Sembrano nemici così alieni, roba che non è propriamente reale in un contesto nucleare, secondo me. Anzi, è più un contesto paranormale quasi, ti dirò. Fantascienza. Vabbè che Fallout quello, Però, voglio dire... Dai, su, un altro paio di colpi e sei andato. Vediamo se riesco a ucciderti, forza. Aia, che dolore. Come hai fatto? Sembra più una roba da Borderlands, ecco. Una roba che potrebbe stare benissimo in Borderlands, un nemico del genere. Con anche le cose elementali, cioè... Borderlands sarebbe perfetto per un mostro del genere. Eccomi nella casa. Devo scendere, Oh, finalmente. Ripariamo sto lonastro. Vediamo se va bene. Inserisci la password, A livello sicurezza 5. Dobbiamo trovare la password. E quello cos'è? Un luminescente? Agente, non avevo detto, Kensington. Vediamo se posso shottarlo. Non l'ho shottato, però un bel po' di danni glieli faccio, dai. Dai, su. Forza. Vieni se ce la fai. Dai, Sì, ma io avrei anche cambiato arma, gioco? Non vorrei dirtelo. Testa d'uovo. Mi ha cambiato la testa? No, ok. Dardo della balestra, frecce, carne, radix. Una balestra, incredibile. E scorie nucleari. Ah, la password era dentro il cesso? Ma che davvero? Oh, una mitragliatrice a canne rotanti. Ma quando si dice il culo? Allora, testa d'uovo. Meno 3 a fortuna, meno 3 costituzione, ma 6 di intelligenza. Ma sì, perché no? Come no? Guarda, me la tengo proprio. Inseriamo la password. Agente Kensington, riparazione dell'olonastro. Leggibilità, riparazione necessaria, certo. Copia completata, grazie.
e finalmente possiamo andare da Rosellina e essere tutti felici e contenti. Ehi Rosellina, sono tornato! Ah, rieccoti! È proprio quando cominciavo ad annoiarmi. Hai riparato quell'olonastro, vero? Secondo te cosa sono venuto a fare qua? Sempre così affidabile! Ti adoro! Spero che mi aiuterai sul serio, devo allora! L'idea di accedere a tutti quei file bloccati. Cos'hai paura di scoprire cose? Che David aveva i suoi motivi per tagliarmi fuori. Dall'altro, può essere. Sento che mi si parerà davanti un nuovo universo di divertimento. Secondo me scoprirei cose che invece meriti di sentire tutto. Così magari diventi un po' meno stronza. Sai che hai ragione. E come se merito di saperlo. Dai, ragazza. Dammi solo un attimo. Sono un computer. Mio Dio! Arte drammatica allo stato puro. Deprimente in modo sceno. Intendo, sapevo che David non era uno da D, ma ha nascosto bene quello che ha passato. Secondo me dovresti proprio parlarne. Ah, immagina una soap opera all'ennesima potenza. Robaccia noiosa che non importa a nessuno. A me importa. Oh, peccato. Peccato. Però quindi prima, scusami un attimo, c'era scritto percezione più 8, ma era in giallo, però era un altro testo, quindi ho la sensazione che tu voglia davvero parlarne. David era un uomo interessante. Amava moglie e figli tanto quanto amava Rosalind. Perderla nella guerra non è stato facile. Quindi era un uomo con due piedi in una scarpa. E quando l'ha persa, per lui è stata la fine di tutto. O due scarpe e un piede. Come ha fatto dopo questa perdita ad andare avanti? Creando me, ovviamente. Questo era ovvio. Rosalind e Rose, siete praticamente la stessa cosa. C'è una sana e robusta vendetta. Giustamente. Procediamo. Bene, procediamo. L'ha detto anche lei. Ok, dov'ero rimasta? Ah, sì, il piano. Applichiamo qualche filtro. Sì, ecco, così. Inseriamo anche questo e... Stiamo scherzando. Sì, ma tutta sta roba. E non c'è la parola che stavo cercando. Oh. Bene, okay, tutte ste missioni per il nulla, quindi, Rosa. Ma devi tornare là fuori e recuperare un ultimissimo olonastro. Perché? Cazzo. Ti consiglierei Arctos Pharma, dove lavorava David. Ho bisogno che trovi un olonastro in cui David dice la parola negoziare. Ma porca puttana. Oh, va bene, ci penso io, Rosalinda. Super! Adesso vai e cerca di non farti uccidere. Ti odio. Ho appena detto così? Mi sento tanto una mamma. Rosalinda, Rosalinda. Quanto vorrei spararti.